Oggi nel mondo avete ridotto la parola relazione a questo. Relazione significa tra due corpi. Quando la rendi così basata sul corpo, dopo un po' le persone si stancheranno di te. Prima che tu formi qualsiasi relazione, di qualunque tipo, devi stabilire questo. Prova e vedrai. Le persone, sfortunatamente mettono fine alla propria vita per vari motivi. Perfino i bambini hanno iniziato a suicidarsi. Bambini sotto i 13 anni che si suicidano. Questo non va bene per niente. Ma se le persone mettono fine alla propria vita a causa di una relazione, se parli di un Romeo e Giulietta che erano in una certa storia d'amore per cui sentivano che fosse meglio morire l'uno per l'altro piuttosto che vivere l'uno per l'altro. Se avessero vissuto, non sappiamo. Tutto quello che sarebbe successo. Tante cose possono succedere, sai? Sfortunatamente, molte relazioni fantastiche non arrivano sempre ad una fine fantastica. Perché per suicidio o per cause naturali uno di loro morirà. Ma le emozioni sono divampate fino al punto in cui vuoi toglierti la vita, il che è meglio di voler togliere la vita all'altro. Sì? Quando le loro emozioni divampano, alcune persone vogliono togliere la vita all'altra persona. Alcune persone vogliono togliersi la vita. Toglierti la vita non è una buona cosa, ma è un po' meglio che togliere quella di un altro. No? Perché non è affar tuo decidere se l'altro debba vivere o no. Quindi, scherzi a parte, è terribile che delle persone che si conoscono da così tanto tempo, persone che sembravano essersi capite, persone che hanno condiviso tante cose meravigliose tra loro, diventino così cattive l'una con l'altra. Non tutti magari si suicideranno, ma molte, molte persone diventano molto amare l'una con l'altra. Questo è perché fondamentalmente perché vuoi che l'altro ti serva in qualche modo. Quando questo ti viene negato, ti arrabbi. Quindi vuoi che qualcun altro condivida. Nel momento in cui subentra questa idea, devi capire che hai seminato i semi del conflitto. Quando divamperà, è una questione di situazioni. Tutto ha bisogno di una situazione di supporto, ma se stai pensando che l'altra persona dovrebbe essere la fonte della gioia per te o di qualsiasi altra cosa per te, allora un giorno finirà male. Che vada male in modo esterno o marcisca dentro e continui per sempre, è un'altra cosa.
ma andrà male. La relazione, prima di tutto, non so quando sei diventato così occidentalizzato, che per te oggi la parola relazione significa che deve essere una relazione basata sul corpo. Perché? Ci sono vari tipi di relazione. Ho una relazione con tutti voi in questo momento? Non del corpo. Ma è pur sempre una relazione, non è così? Quindi, in questo paese, quando dicevamo relazione qualche tempo fa, ad eccezione di quelli di voi che adesso vengono dalle città, quando dicevamo relazione intendevamo i nostri genitori, i nostri fratelli e sorelle, i nostri amici, forse un marito, forse la moglie, forse i figli, forse una varietà di relazioni. Ma oggi nel mondo avete ridotto la parola relazione a questo. Relazione significa tra due corpi, qualcosa con il corpo. Questo è un modo molto misero di intendere una relazione. Questa è un'importazione americana. Sono sicuro che Mumbai e Delhi l'hanno adottato alla grande. I giovani su Facebook l'hanno adottato, ma se vai nella città di Chennai o Coimbatore e dici relazione, ti chiederanno quale relazione. Perché abbiamo molti tipi di relazioni. Abbiamo relazioni d'affari, abbiamo fratelli e sorelle, abbiamo amici, abbiamo genitori, abbiamo coniugi, una varietà di cose. Ma nella tua mente è diventato così. Relazione significa tra un uomo e una donna, o forse oggi così tante altre cose, e quant'altro. Ma essenzialmente basate sul corpo. Questo significa che stai regredendo. Pensi che nessuna relazione abbia valore a meno che due corpi non siano in qualche modo collegati, tramite il cordone ombelicale o altrimenti, in qualche modo deve essere collegato, solo allora la relazione ha valore. Questo è un passo regressivo. Innanzitutto, voglio che tu cambi il significato di una relazione. Ci sono varietà di relazioni che possiamo mantenere nella nostra vita. E lascia che sia così. Quindi, parli essenzialmente di 10-15 anni. Significa una relazione fisica. Quella fisica non è l'unica relazione. Ci sono molti altri tipi di relazioni di cui un essere umano è capace. La sola relazione fisica è per le altre creature. Non sono in grado di connettersi l'un l'altro in nessun altro modo che con il corpo, sì? Sì o no? Le altre creature non sanno come connettersi con nulla, a meno che non si connettano con il proprio corpo. Un essere umano è capace di connettersi in molti modi diversi, non solo con il corpo. Ora, questa non è una relazione del corpo. Questa non è una relazione di sangue. Questa è una relazione di luce. Nella mia vita non devo nemmeno mai venire a toccarti. Ma comunque c'è una relazione profonda. Sì o no? Non so quanti anni tu sia stato qui. Spero che non ti suiciderai a causa della tua relazione con me. Sono sicuro che non lo farai. Quindi, quando la rendi così basata sul corpo, l'interesse per il corpo svanirà dopo un po'. Se mantieni il corpo in primo piano nella tua vita, inizialmente potrebbe essere un'attrazione. Dopo un po' di tempo, non importa che forma tu abbia, la gente si stancherà di te. Voglio che tu lo sappia. A meno che tu non introduca altre dimensioni dell'essere umano, le cose potrebbero andare storte. Le cose potrebbero andare storte per un milione di ragioni diverse, va bene? Ma questa amarezza di voler uccidere l'altro o di voler uccidere te stesso. Uccidere te stesso può accadere per impotenza, non necessariamente per odio.
La rabbia e l'impotenza ci possono portare a suicidarci. Non una cosa piacevole. Quindi, prima che tu formi una qualsiasi relazione, di qualunque tipo, devi stabilire questo. In quanti modi posso contribuire all'altra persona? Se questo è l'unico obiettivo, se tu, oh ma Sadhguru, se io continuo a contribuire e loro non danno niente, allora non hai una relazione. Hai portato il mercato a casa tua. Come ottenere di più? Come dare meno e ottenere di più? È un mercato, non è così? Sul mercato è considerato furbo se dai meno e prendi di più. Se vuoi una relazione genuina, deve essere come puoi dare tutto te stesso. E non importa, perché è nel dare che c'è pagamento, non nel prendere. Ma Sadhguru, se loro sfruttano, allora non dovresti avere una relazione con una persona simile. No? Ora, ma non posso farne a meno. Cosa significa? Hai le tue necessità. Per soddisfare le tue necessità ci sei entrato. Devi essere solamente grato perché qualcuno soddisfa le tue necessità. No, in realtà sei andato lì per soddisfare le tue necessità. Ma ora fai il magnanimo, come se senza di te loro non potessero vivere. E le cose andranno male un giorno. Quando le cose vanno male, li vuoi uccidere. O ti vuoi uccidere. Non necessario. La morte verrà comunque. No? Devi solo aspettare. Per tutto il resto devi fare qualcosa. Per morire devi solo aspettare. Tutto ciò che raccogli, la tua ricchezza, la tua casa, le tue relazioni, ogni cosa, qualcosa che hai raccolto lungo la strada e che lascerai cadere lungo la strada. O lo lascerai cadere o lo lasceranno cadere. Non c'è bisogno di trasformarle in un'assurdità così amara. Puoi fare un passo indietro, fare dei compromessi. Ma no, come posso fare un compromesso? Non posso. Se non puoi piegarti, devi spezzarti, non è così? Perché le relazioni sono state formate per soddisfare le tue necessità. Sì o no? Se lo capisci, proverai sempre gratitudine, non rabbia, non amarezza. Tutto quello che è successo è un cambio di scenario. Se provi ancora così tanto amore per loro, devi fare compromessi. Se non provi amore per loro, devi andartene e fare le tue stupide cose. Non è così? Sì o no? Se provi amore per qualcuno, vale la pena fare dei compromessi su ogni dannata cosa. Se non li ami, è meglio che ti allontani, perché altrimenti diventerà osceno. Essere troppo vicini senza la necessaria lubrificazione dell'amore renderà le situazioni alquanto oscene. Prima che diventi osceno, è meglio che avvenga della distanza. Quindi, se pensi di voler davvero mettere un mondo tra te e l'altra persona e vuoi ucciderti, direi, perché non aspetti? Perché comunque accadrà. Che fretta c'è? E potresti stare alla grande senza l'altra persona. Chi lo sa? Prova e vedrai.